Ciao, sono Paolo Nori, ho fatto un podcast con Cora Media, si chiama Due volte che sono morto, e dal 20 ottobre sono disponibili su Spotify le prime 3 puntate. I rumori che sentite sono i rumori dentro uno stanzone di un ostello di Ramallah. Sono in Cisgiordania, nella teorica capitale di uno stato palestinese che non c'è. È una specie di albergo che non ospita turisti, ospita soprattutto malati. In realtà soprattutto donne malate che vengono dalla striscia di Gaza e che a Gaza non possono curarsi. Lei è Hana, ha 40 anni, un figlio di 5 e un figlio di 15 e ha il cancro. Il paradosso di questo posto è che è pieno di gente malata che si sente fortunata. Fortunata perché soltanto la malattia ha permesso loro di essere qui in un posto sicuro, invece che sotto le bombe, da quando è cominciata questa nuova guerra a Gaza. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Ok, because she got every 2 weeks she got a chemical treatment for in her blood. Hana ha ricevuto dalle autorità israeliane un permesso di 3 mesi per andare fuori dalla striscia di Gaza a curarsi, per venire qui in West Bank, in Cisgiordania. Lei deve fare una terapia bisettimanale e ha portato con sé il suo figlio minore che ha 5 anni, da cui non si voleva e non si poteva separare per un tempo così lungo. E l'aspetto mostruoso di questa vicenda è che anche i bambini si devono sentire fortunati di avere delle madri malate invece che delle madri sane, perché almeno per il momento i bambini così sono gli unici che possano uscire da un posto dove piovono bombe, anche 6.000 bombe in 6 giorni. In questo stanzone con il pavimento di marmo e le poltroncine da centro congressi ci sono bambini che giocano, signori vestiti da pagliacci per intrattenerli, palloncini, tatuaggi lavabili e tutto intorno le madri sempre sui telefoni, sempre davanti agli schermi, sempre a scrollare per poter capire quasi in diretta, in tempo reale, che cosa abbiano perso oggi. E a furia di guardare immagini, di riconoscerle, scoprono che hanno perso un'automobile o che è andata distrutta l'automobile dei loro genitori, che hanno perso una casa, un amico, un fratello, un marito. L'Economist ha mappato i danni a Gaza finora. È una mappa grigiolina con in rosso i luoghi sicuramente distrutti e in arancione quelli probabilmente distrutti. Ha fatto i conti e ha capito che 11.000 edifici sono stati danneggiati o distrutti e ha stimato che 92.000 persone, anche se la guerra si fermasse oggi, non avrebbero una casa dove tornare. My home is no more home. Her homes were destroyed. Her brother gone. Ibn Musab. Anche la casa di Hana è distrutta. Mi ha fatto vedere il video, è un cumulo di macerie grigie, è insalvabile. Ed è nella zona teoricamente meno pericolosa di Gaza. Quella più pericolosa è il nord, dove c'è anche la città più grande, Gaza City, dove abitavano 1.100.000 persone, di cui almeno 600.000 sono scappate. Ma lei abitava all'estremo opposto, vicino al valico di Rafah, vicino al confine con l'Egitto. La casa è la cosa meno importante che Hana abbia perso in queste neanche 2 settimane di guerra. Ha perso suo fratello e suo marito e il suo figlio più grande, che ha 15 anni, che non hanno più un tetto, sono andati a vivere in una scuola delle Nazioni Unite. Suo marito sta bene, suo figlio 15enne no. È sopravvissuto a un bombardamento, ma ne è uscito con una scheggia conficcata nel ventre.
They were doctors. They were, yeah. The two the brothers of her husband. Yes. They are doctors in that hospital that they, it was attacked. Ora, il marito di Hannah sta bene, è praticamente l'unico dei suoi parenti stretti a stare bene. Ma ha perso due fratelli in un bombardamento. E entrambi i suoi fratelli erano medici e quando sono morti stavano lavorando. Sono due dei 16 medici o infermieri morti sul lavoro sotto i bombardamenti israeliani. Ora, visto che due giorni fa abbiamo parlato del fatto che i dati di Hamas non sono affidabili, che non possiamo citare il Ministero della Sanità di Gaza, senza dire che Ministero della Sanità di Gaza si traduce con Hamas. Abbiamo detto che il bombardamento sull'ospedale Battista di Gaza City non è andato come ci aveva raccontato all'inizio Hamas. E anche che non era vero che l'ospedale fosse stato distrutto e che almeno 500 morti fosse una cifra falsa. Però in questa vicenda in parecchi strattonano le informazioni da una parte e dall'altra. Invece dobbiamo ricordarci che le notizie si aggiungono alle precedenti, le notizie non si eliminano a vicenda. Il fatto che quella notizia fosse falsa non significa che non sappiamo che ci sono stati 59 attacchi che hanno colpito anche strutture sanitarie o mezzi sanitari o edifici come la sede della Mezzaluna Rossa, cioè la Croce Rossa nei paesi islamici. Questi dati, che riguardano esplosioni molto vicine degli ospedali, che riguardano ambulanze che sono state colpite, che riguardano i 16 morti tra dottori e infermieri sul campo, mentre operavano o soccorrevano o lavavano ferite, non sono di Hamas, ma sono dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. This morning is the last time she called her husband. From the first day there is no internet. Hannah mi ha raccontato che comunicare con la sua famiglia è complicatissimo dal primo giorno, che c'è una chiamata a cui le rispondono ogni 11 che lei prova a fare, che l'ultima volta che li ha sentiti è stato questa mattina, ma la pessima connessione ha dato il tempo di pronunciare soltanto due parole. Tutto bene. Le ho chiesto se volesse la pace e mi ha risposto: soltanto la pace con anche il rispetto, quindi non un cessate il fuoco, non una tregua ad ogni costo. Lei abita vicino al valico di Rafah, vicino al confine con l'Egitto, e le ho chiesto se, se mai si sbloccasse questa ipotesi, se mai l'Egitto accettasse i soldi che sono stati offerti al suo governo in cambio di accogliere delle persone che scappano dalle bombe da Gaza, se lei vorrebbe che la sua famiglia andasse lì, in Egitto, al sicuro. So you don't want your family to go to Egypt, yes. If it will be possible, they want to stay. Mi ha risposto assolutamente no. No, in casa. Questa è la nostra terra e ci siamo rotti le scatole di essere profughi. Io non sono di Gaza, sono di Ashkelon, o meglio, di quella che una volta si chiamava El Mashdal, che oggi è la città israeliana di Ashkelon. La città contro cui Hamas ha minacciato una pioggia di missili qualche giorno fa. La famiglia di Hannah veniva da lì. Suo padre è diventato un profugo, è finito dentro la striscia di Gaza nel 1948 durante la Nakba. E Hannah ha giurato a lui e al resto della sua famiglia mai più. E ora dice: noi in Egitto non ci andremo mai. Resteremo a Gaza fino alla nostra ultima goccia di sangue. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.